Ciao, buonasera a tutti. Allora, prima di farti... No, vai. Volevo solo dire che mi dispiace moltissimo. Colpa tua, perché tu hai organizzato questa festa meravigliosa qualche mese fa. Io ormai avevo prenotato con i miei figli di venire in Sicilia a fare il mio compleanno, quindi mi dispiace moltissimo. Quindi tu hai delle responsabilità. Non avevo dubbi, Gigi, me l'hai sempre detto negli anni, ma va bene così, lo accetto. Mi fanno crescere queste cose qua. Allora, Gigi, veniamo a noi. Cominciamo a parlare un attimo di quella stagione. Vinci la prima contro Lecce bene, poi la squadra entra in un tunnel di mancate vittorie, c'è quel pareggio 0-0 col Padova con una contestazione accennata, per quanto può esserci contestazione a Piacenza. Tu hai sempre ostentato una grandissima sicurezza nel definire che la squadra sarebbe partita alla grande. Ma quanto c'era di bluff in quella uscita lì? No, avevo delle convinzioni date da una società forte. Io so che c'è Giampiero Marchetti, quindi l'ingegnere Ragionier Quartini. Io avevo una società fortissima alle spalle che aveva fiducia in me. E poi credevo in questi ragazzi che erano... Si vedeva già la preparazione, si vedeva che erano dei ragazzi meravigliosi sotto tutti i profili, non sotto l'aspetto tecnico. Oggi, in questo periodo c'era la chat della squadra, no? Oggi io ho scritto, perché loro si sono sentiti, si sono scritti per organizzarsi così, mi sembrava ieri di vedere questi, di sentire questi ragazzi, mi sembrava proprio che fossero ancora come quando giocavano insieme, lo stesso rapporto, sono passati 30 anni. E questa è la spiegazione di tutto. Per quanto riguarda il lavoro, so che c'è lì il professor Ambrosio, e quella è colpa sua, se noi partivamo piano, perché gli faceva lavorare troppo lui. Mica. Gigi, non anticiparmi le domande però, perché sennò poi è un casino, qua intendo. Senti Gigi, quando invece hai pensato veramente di poter vincere il campionato? Beh, io adesso dirti il periodo non me lo ricordo sicuramente, però c'è stato un momento in cui io li vedevo, erano troppo belli, oltre a essere bravi, avevo un gruppo di giocatori che erano tutti uomini e quindi si vedeva, lo percepisci, sai, sono quelle cose che avendo fatto il calciatore, capitano di una squadra, certe cose le ho vissute, le sentivo, io sentivo le vibrazioni nello spogliatoio e quindi e poi aggiungo quella cosa più importante, ma questi erano bravi, questi erano tecnicamente erano bravi, cioè, per me è stato facile, tu hai parlato del 4-3-3 che è veramente il sistema di gioco che io ho sempre adorato, secondo me era quello che pagava più di tutti, ma dovevi avere i giocatori adatti per farlo, io ho avuto la fortuna, merito di Giampiero chiaramente, di mettermi a disposizione giocatori che avevano delle qualità adatte per questo e loro hanno reso tutti quelli che giocavano e quelli che non giocavano, perché l'ho detto anche in un'intervista che ho fatto a una radio di Napoli, il merito va a chi gioca meno, perché se quelli che non giocano meno si allenano male, anche quelli che giocano sempre si allenano malissimo e non possono rendere per quello che sono le loro qualità. Senti Gigi, 0-0 con la Fidelis Sander in casa, stadio pieno, qualche preoccupazione, ecco, quella settimana lì, una squalifica, un infortunio, come l'hai gestita? Guarda, è molto difficile, io... Sai, nelle situazioni più difficoltose nella mia vita ho avuto la fortuna di avere un istinto che nella maggior parte dei casi mi ha aiutato. E quando mi sono trovato nelle difficoltà o dovevo risolvere dei problemi, io mi lasciavo andare all'istinto. E quindi quello era la strada guida. Quindi il discorso che ho detto poco fa è... Lo puoi mettere in questo senso, io sapevo di avere a che fare con degli uomini, con una società forte, dei collaboratori eccezionali, ma io poi mi riferisco anche a tutti i collaboratori della sede, quindi da Rubini
Armenia, tutti quelli che collaboravano, ed eravamo un gruppo fortissimo. E quindi io ero tranquillo, sono andato a Cosenza convinto di farcela. Un'ultima battuta, Gigi, poi ti lasciamo la Sicilia e ti facciamo gli auguri di buon compleanno. Il tuo primo pensiero al triplice fischio di Trentalange? Non ho avuto pensieri, non capivo più niente. Quindi. Era riferito più ai ragazzi, la gioia che avevano loro, perché sono stati loro la mia fortuna, quindi il merito era loro. Io gli ho solo fatti rendere al meglio delle loro possibilità, ma se non hai delle persone di quel tipo non puoi vincere niente, non puoi fare niente. Grazie Gigi, un applauso e buon compleanno da tutti noi. Grazie, grazie. Un saluto a tutti, ciao.